Lavello. Anche questa serata sarà una serata piena di artisti qui sul palco. Avremo la comicità, la musica ed anche il cabaret. E perché no, il nostro vernacolo lavellese. Io saluto come sempre tutti i miei amici degli stand che anche questa sera offriranno il loro ristoro. Troverete gadget, troverete premi e anche informazioni. E un saluto quindi all'Euro Caffè, la macelleria del Corso, la birreria del Culture. E soprattutto vi invito anche questa sera a comprare gli ultimissimi biglietti della lotteria. Guardate che potrebbero essere proprio gli ultimi biglietti, quelli vincenti. E ci sono in premio, pensate un po', 10 premi. Il primo posto, un viaggio a Praga, messo in premio dal Mar di Viaggi di Potenza. Il secondo posto, un LED TV 43 pollici, LG Ultra HD, che proprio il gruppo Folk ha voluto regalare. E il terzo posto, un colliere in argento dalla gioielleria Buona Donna. E allora affrettatevi, mi raccomando, è proprio qui che vi dico di mettere da parte almeno 5 biglietti per me. Il più fortunato può prenderli e poi se non vinco, vediamo un po', cercate il più fortunato. E adesso andiamo avanti anche con i nostri ringraziamenti, perché loro e gli sponsor non ci hanno mai abbandonato. Ormai sono tanti anni che lavorano con noi e quindi questo festival è diventato soprattutto il loro. Grazie a tutti. E adesso vedrete tutti gli stand scorrere qui alla mia destra per tutta la serata. Veramente il loro contributo è fondamentale. Ancora un ringraziamento alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, all'Associazione Cromos, che sono delle guardie zoofile e ambientali, ai vigili, ai carabinieri, al service del palco Mottola e a Don Michele Favullo, perché ci dà sempre la disponibilità di questi locali adiacenti che sono fondamentali. E inoltre ringrazio anche la Proloco di Ortanova, ricordiamo che l'anno scorso c'è stato il gemellaggio con la nostra città. Intanto ringrazio anche la mia truccatrice Pina Mazzarelli per il suo centro estetico Profilo di Venere. Il centro è sempre un passo avanti nel trucco cinematografico, correttivo e sposa. E in questo centro potete trovare professionalità, gentilezza e qualità. Tutto si abbraccia in un cerchio davvero perfetto. Inoltre anche la mia hairstyle Giusy Di Ciommo, che ormai è diventata un po' il mio angelo custode, e la testa diventa con lei sempre la protagonista del palcoscenico. E queste persone sono persone che noi ringraziamo perché con la loro professionalità fanno crescere il nostro paese. E poi non posso che ricordare tutto quello che è accaduto qui questa sera, infatti il nostro bacio più grande, l'abbraccio di tutto il gruppo Folk e ai ragazzi che ieri sono partiti, si sono esibiti qui, pensate, ben 100 ragazzi provenienti dal Perù, dalla Repubblica Ceca e dalla Russia. Speriamo che possano portare con loro il nostro paese e noi avremo sempre il loro ricordo. Del resto ci diceva proprio che il cuore di questa manifestazione è questo, il folklore che unisce, la tradizione di diversi popoli che si incontrano e si arricchiscono, ed è per questo che ringraziamo tutto il gruppo Folk e nello specifico Michele Fornelli. Grazie davvero. Intanto la nostra serata può iniziare, avremo anche più tardi il sindaco, perché ci teneva ad essere qui a salutare e a dire quanto ci tiene a questa manifestazione. E adesso dei ragazzi attesissimi, vedete dietro di me un allestimento particolare, loro sono soprattutto dei carissimi amici ma dei grandi artisti. Sono tre persone che fanno parte del gruppo teatrale amatoriale Lucernecchio e sono conosciuti ormai, pensate, quasi da più di un decennio per tutti i loro sketch in vernacolo lavellese. E questa sera sono felici di regalarvi la dichiarazione, il testo scritto da Benedetto Di Fazio, diretto da Maria Mancone, e i protagonisti sono proprio Maria Mancone, Emma Spennacchio, Benedetta Di Fazio. E ringraziamo per la disponibilità Marco Costantino e Antonietta Quagliarella. Signori e signori, i fantastici 2x1. Yeah.
good show. Sembra che se a Dubai vai t'hanno fa sempre aspettare. E voglio qua. Che cosa è? Quando è? Oh, scusa, sul principale qua. No, chi so la primo, assetto. Primo chi, assetto. Gli darò un nome che sta qua. Non assetto, so che. Allora tu non sei il principale, da venire ancora il principale. Che cosa è? A Dubai vai ti fanno aspettare. Sono uscita con un certificato comune e mi hanno sbattuto a destra e a sinistra. Poi sono uscita alla posta e danno i numeri. Prima almeno facevo la fede, facevo un po' di burdello e ti facevo passare per niente. Ma invece no, e aspetta loro che ti danno i numeri. E da quanta numero che danno lele. Mamma mia, cosa? Signore, bella bella, sta che prima che assettatevi, che è da noi che state qua. Assettate. Mamma mia. Certo, oggi fatto tutto di cose, tutto di fuori da fuori. E poi venite qua, mi siete un pane. La strada, mo, l'avete vista la strada? Tutto chiede di fusso, so. E che cosa è? E i soldi nostri, dove andare a fornire con tutto sto tasso? Lì, e l'anima della tana della mamma. Ma dove andare a scettare tutti questi soldi? Gente che sta agitata, sta. Che si può spezzare il gamma, un comune. Ma vi ha pagato, po' buono ma vi ha pagato. Facciamo dei ghiglio, niente da mina. Poi, sono uscito tu, ma amici tu, tu hai guardi una volta, no? Sono uscito per chiedere un vigile, per farlo vedere, insomma. Niente, manca a pagare. E adusta. Che fa? Stanno per la piazzetta, lui, i palloni creatori. Dai, piaccia sta. Non da me. Ma questo, quando viene? Ma certo, che non ci stai più religione, proprio. Marco, fammi sentire, tu che sei in un paese, sei sempre in giro. Ma a Santa Maria, quando l'hanno allungata con scapannezza? Quando l'hanno fornesce la chiesa? Madonna, lei, quando mi è dispiaciuto, quando sono uscita la processione a Juana, la vista da, mi sono proprio mortificata, mi sono proprio. Certo, che a Juana comunque già dice la verità, l'amministrazione qualche cusaretta l'aveva fatta, almeno aveva messo l'illuminazione, una bella processione, però che mi è stufato, io mi trovo la croce. Bella, ma sono tutta imbufumata, ma sono tutta vestita. Sono venuta qua a Piazza Pandanca, un trifan, sembra incantato. E mi hanno detto, Maria, a dove vai? Come si non si faccia niente? Come? Io non la croce. No, l'hanno spostata la settimana dopo. Niente da me. Neanche più rispetto a Santa Maria, stendo a sto paese, come... Sì, non ti preoccupare, faccio presto, pochissima gente, il tempo di sbrigare alcune faccende sono da qui. Scusa. Sì, se vuoi mi puoi mandare pure qualcosa su WhatsApp. Ci fa, Ghiso, la prego, posso trasire? Sì, tranquillo, non ti preoccupare, tu fai fare a me e stai tranquillo. Sempre che non tu lo fai in mano. Su WhatsApp, certo. Voglio, posso trasire? Ce n'è un attimo, sono al telefono. Che cosa è? Sembra che non telefono in mano stanno mo, ma anche chi che lo siano in bacio guardano. Mamma mia, prima meglio un telefono, a che serve? Pronto Maria, so che mi scuro la pasta, mo vengo, e gli è fornito. Ma invece no, ma non ha messo il messo, ma non ha fotografato di piatto, di quello, di quando, ma non un WhatsApp. E che? Un buongiorno e la buonasera. Hai timbo me con la zap, scendo dalla mattina alla sera. Sì, tranquillo, non ti preoccupare, ho già preso appunti. Ma io, potete trasire, ancora no. Signor, dovete avere un attimo di pazienza.
Baglione, la pazienza è morta. Alla mezz'ora che sta a aspettare. E che posso sta a guardare te che te lo finisco? Qua ti ho un zio sta scarruppetto. Senti, ti chiamo più tardi. Hai capito? Metti la sente, me. Almenda. Buongiorno. 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 Signor, buongiorno. Ho capito, buongiorno. Ma potremmo passare la mattinata a salutare? Che io sono una femmina educata. Che io sono uscita dalla scuola all'educandato, non per niente. Per la verità pure che io sono uscita all'educandato. Che significa? Allora tu sei paraggio mio. Senti, chi è stata la Monica tu? A me è stata Suor Palestina, te la ricordo quando era buono, quando era bravo quella Monica. Senta, signora, non è il caso di approfondire che sono stata a scuola e che sono sciolta. Per cortesia, è su stamattina. Bello. Che sei nervoso? No, non sta che nervoso, signor. Sono calmissimo. Ah, ci capite. Allora tu sei un calmo? Sei un nervoso falso. Che so che? È molto spiegato. E visto quando si dice che uno è un falso magro? Voi siete nervosi, ma sembrate calmo e quindi siete un falso nervoso. Avete fatto un ruzzolamento di parole, comunque più o meno il concetto l'ho capito, signor. E vesti, se non si finisce mai di imparare, come diceva la vecchia di Giovanni? Bella signorina, è tutto come va. Bella, è questa che prima che io, vada a specie, vada a aspettare, a pista la figliola, vedi tu. Ma vediamo poco qua, basta che si mettono un russetto e una mano coscia e pensano di lasciare con questa pareggia. Oh, figliola, con piacere, vada a secco, niente da me. Ancora qua. Ma vediamo un picco, ci hai questo? Signora, io ho portato il caffè al dottore, ne? Ce l'hai data le tue? Signora, signora, lei è la mia segretaria. Su. La segretaria? Mi dica cosa desidera. Veramente, stanotte sono stata imbarazzata chi riesce. Un bello mondo, un bello stecco, un mondo ristretto, tanta grazia. Che costi un cazzo, signora! Ah, ma tutto scostumato, niente da me. Andà a femmine come a me, mondurate da te, a dici sto parolaccio. E che cosa è? E che cosa è? Certo, come la cavallareia non ci stecchio, di nessuna maniera sta. Ma la tua qua tu scostumato. Signora, non potevo pure... Cacapote, ne? Ma dai bene che tenne questi oggi, ha comunque una buona giornata. Il CAF è il centro di assistenza fiscale. Ah! E che cosa è? È il nome che ho garbato, non sapevo trovare. Ah! Non ci capisce niente. Sentiamo, secondo lei come lo dovevamo chiamare questo ufficio? Avanti, sentiamo. E che ne saci di? Sentiamo. E fammi parlare, sentiamo. Ma sentire! E sta che dicendo che anche il tuo nome non capisco. Al massimo, game indetto di soprannome. Qua alla vita ogni dono tiene un soprannome suo. Per esempio, a me mi chiamano Marietta di Sideria. Invece, tu, a che sei figlio, figlio? Fammi sentire. Ma tu sei figlio o c'è ciac che stai dritto alla posta? Ma che sono pigliata, mamma? Che sono attenuta? Mamma da adesso, la mamma adesso, la figlia di Cicci di Cingallena. Oppure no, la figlia di quella chiatta chiatta, vascia vascia, di Zuretti. Signora, ma ha finito di fare il terzo grado, eh? La signorina non è di Lavello, la signorina è di Canosa. Fa l'applauso, bravo, ma fa pure l'applauso, che tanta figliola della vita che sta nella spassa, lo vanno a pigliare fino a Canosa, vanno a fregare, bello, beh, che mi faccio dire questo, e che non sei nel figliolo con la vita, e che cosa è inutile, in questo paese, se mi mandi di frustire, e a tu volimmi c'è, se mi mandi di frustire, se mi mandi. Dottore, comunque io vado via, che ho da sbrigare un sacco di cose di là. Se ha bisogno di me, mi chiami. Figliolè, bella,
Non avevo bisogno di niente, ma la spiccio da solo, battaglio! Signora, sembra me scomodo tu sento, signora! Io stavo parlando col dottore, non stavo dicendo a lei. Dottore, vado di là. Sì, sì, vai, vai. Ah, che giornata, che giornata. Mi ha frasciuto di pollo per sta strusiare. Signora, ma come si permette? Pega, la fortunata della sua madre pure tonno. Ma signora, ma cosa sono queste illazioni? La prego. Ma si chiamano lazioni, si chiamano. Comunque a me sto nome non mi piace, proprio a brutto. E comunque con suo nome, signor, o vi piace o ve lo fate piacere. Oh. Secondo me, costo, stai proprio nervoso. Signora, pure questo nervoso, signora, io sono calmo, sono calmissimo, ma al massimo sarà stato il caffè. Lei lo sa che il caffè è un eccitante. Guarda, sei eccitante! Ah, signora! Allora, sono malati, chiudo la frazionata! Gesù, Gesù, signor, senta. Posso sapere cosa è venuto a fare qua? Mamma mia, è lui! Ma me ne stai ascoltando, uè! Ma avete bagagnato di chiacchiere, mi stai ascoltando! Noi! Allora, mi ha arruato sta carta, è quella con Maramica, siamo da casa vicina, mi ha detto che quella è venuta pure qua, non ho della stracatura, la conosci, dice che è venuta qua, e che mi ha detto, va, che dà corto dai soldi, e allora sta carta mi ha arruato, e mi ha detto che voi mi avete dato parecchi soldi, perché l'ha letto che è, quindi quella, l'avete fatto la stessa cosa, quindi. Signore, sono venuta la carta, posso vedere? Scusatemi, Allora. Sì, ho capito. Ho capito. I soldi, ma vada. È tutto chiaro? Sì. Va bene, signora. Allora, signora, ascolti. Lei mi deve fare una dichiarazione. Scusa, che gli è che te già fai? Signora, una dichiarazione. Cioè, chi va già a fare una dichiarazione a voi? E c'è la signora! Vuole il rimborso delle spese mediche, della reversibilità della pensione, del conguaglio, dell'IRPEF e tutto quello che vedo elencato qua? E certo, è che sono venuto qua a cambiare, eh? E allora mi dovete fare una dichiarazione. Mamma mia! Ma così? Accrudo l'ha già fatto. Signora, vuole tornare domani, di fare la fila, aspettare? No, allora, su, da. Ma nella prima e nell'ultima, lei non ha idea di quante persone me la fanno. Ma come è, pure... Non ho la stregatura che la fa. Sì, tutti me la fanno, tutti, ma nella prima e nell'ultima. Allora la posso fare pure io. Certo, signora, siamo qui per questo. Ma facetemi sentire, ma io a voi non vi conosco. Appunto per questo motivo lei me la deve fare, questa dichiarazione. Pure come hanno notte ve la fa. Sì. Ma tu come la già fatto? A letto o a signora, come me la vuole fare, me la fa. Se la vuole fare seduta, la fa seduta. Se la vuole fare in piedi, la fa in piedi. Di solito la fanno seduta. Poi, come vi viene più comoda. Quelle camere corte. Allora. Vi amo e vi adoro come la salsa e il pomodoro. Sì, e poi non me la pure di spaghetti agli uni. Signora, ma che state facendo, signora? La dichiarazione d'amore. Ma non questa dichiarazione. Ma che dichiarazione? Ma quella del modello unico, dell'F24, del CUT, del 58 per 1000. Dati anagrafici, codici fiscali, ricevute fiscali e tutto quello che concerne la dichiarazione. Siete, che cosa è, mamma mia? Tutto stipulatito, mamma, ci facendo. E che cosa è? Mamma mia, Mario, come sono cambiati i timbo. Voglio, ai timbo miei, solo una cosa ci vuole. E se sta mai tutto come. E che ci vuole, signore? Che ci vuole? Ci vuole l'amore. L'amore. Ci vuole, sì, l'amore. Con questo, mio mondo vai sotto e non si capisce niente. Quello ci vuole e basta. Senta, signora, cortesemente. Giusto per capirci, no? Giusto un piccolo appunto, voglio capire. Ma prima di lei, chi si occupava di tutto questo? Chi si occupava del 730? Si occupava. E ora perché fa così? Uè, che si occupava? Uè! Cicito! Cicito rosso! Marito, ma... Vedi, ma che bello! No, che peccato!
sia fa niente, se la vedi anche dalla A alla Z, tutto così che, sì, sì, manco un S fuori la porta mi faceva mettere. Sai che mi ha detto quando ci siamo sposati? E che va detto? Marie, Marie, amore mio, questa è la casa, la vedi? E tu, Marie, tu, sei tu, sei la regina di sta casa. E a che sia stata la regina, ha già fatto la regina, solo la crona mi mancai, e solo la regina, perché giustamente uscetti tu ne hai niente, e se ma se l'avevo portata a piso, se l'avevo portata, signora non faccia così, su, dai, si ricomponga, su, io non posso assistere a queste scene, abbiamo tanta gente che sta aspettando, su, scusate, scusate, comunque va bene signora, allora tutta la rete ma non per niente gli è stato nomino, sì, nomino proprio nomino che la maiuscola non come gli uomini di me che sono clamano, sclamano, sclamano, so perché così che mi fa vabbè signora, ora a posto, si è ricomposto. Sì, scusate. Posso capire anche un attimo di defiance? Va bene, allora, su. Ok. Va bene, signora. Allora, signora, per tutto quello che concerne, ho capito tutto, va bene. Allora, ricapitoliamo, su. Ma non mi metta a fare pure il cazzo la tromba, ecco! Oh madonna, ti ho incornato la giornata di coscia, ma come la via dice? Oh! Come la via dice? Aglio, stiamo una bella bella con la madonna di l'incornata, aiutami qua, vedi che gli è successo. Bella bella con la madonna di l'incornata, Ma come la via? Questa panna! No, ma sta bella bella che io sono una femmina di voto di Gesù Cristo e te la madonna l'incurnata. Ma vedi ammalato qua, ti vedi ammalato qua, signor, adesso mi arruò. Signore, vi voglio bene, signore. Signore, vi voglio veramente bene. Mamma mia, che giornata. Signore, io vi voglio bene. Io non fate così, vi prego, signore, vi voglio bene. Sì. Sì, signore, vi voglio bene, però, Vi voglio volete bene? Sì, sì, sì. Voglio? Russaccio che sono vedova e modestamente qui l'ambalcatore sta ancora a posto. Però mi porta ancora un lotto e mi esce bella bella, mi dà il team che c'è per lasciare per dimenticare. Avete capito? Bella bella macchina. Signore, ma che avete capito? Ma vedo a questo, vedo. Guaglio, gli ha già capito tutto cosa. E ha già capito che a mo' i team sono cambiati. Perciò. Sì. Signore, ma che state facendo? Vedi quando mi sono levato l'otto. Signorina? Quanto faccio vedere che io? Che dichiarazione che ha fatto? Signorina? Auto che ha guardato Rusiana! Signorina? Quanto faccio vedere i sorci rosso? Sì, signorina! A dopo! Oh mamma mia, non mi sento! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oh mamma mia, che giorno! Se n'è andata la pazza! Sono scelto! Cari un medico, non mi sento bene! Mi piace! Chiamate un medico, un dottor, non ti sento! Per oggi non si lavora più! Sì, mandi via tutti! Chiamate un 118! Sì, 118! La pazza! La dichiarazione! La dichiarazione! La pazza! La pazza! Niente a te! La pazza! La pazza! Thank you.
partecipazione straordinaria di Laura Di Palma, Antonella Quagliarella, Marco Costantino, a voi i nostri ragazzi Maria Mancone, Emma Spennacchi e Benedetto Di Fazio. Un altro applauso, grazie, la piazza è qui per voi, eravate veramente attesissimi. Ragazzi, bravi, complimenti. Ma io vorrei farvi una domanda adesso, perché io conosco queste due bellissime ragazze. Ma come fai con loro? Come fai a sopportare? Io dico lavoro, magari. Cioè, io ho il diavolo. Dici veramente provi, raccontaci qualcosa. Io ho il diavolo e l'acqua santa. Ah, ecco bene, Maria è il diavolo, per forza. Perché lei di solito lei dirige. Io scrivo, lei dirige e lei sopporta. Però è fantastica, guardate, magari non so se si vede da laggiù, ma Maria, noi che eravamo lì sotto, una luce negli occhi, proprio quando si ama quello che si fa. Ragazzi, complimenti. E poi so anche che questo non è un momento felicissimo per esibirsi, però ora lascio la parola a Maria, c'è una persona che ci ha lasciato un grande messaggio, allora, fino alla fine, show must go on. Maria, allora noi vogliamo dedicare questa nostra serata a Giuseppe, nostro amico di avventura. Ciao Giuseppe! Ancora grazie. Grazie a voi, grazie ragazzi. E ringraziamo anche, è doveroso dire, che il gruppo Folk ha dato veramente dimostrazione di grande generosità, perché come sapete loro si esibiscono ogni anno, però quest'anno, anche ieri, per dare possibilità ai gruppi, per dare più spazio ai gruppi ospiti, hanno ballato un po' di meno, e anche questa sera lasciano il loro palco alle persone che ritengono degne di esibirsi. Quindi un applauso, grazie ragazzi, gruppo Folk, questa gente che comunque sono sempre sempre in giro. Poco fa sono state ad Ariano Irpino e hanno portato con loro anche la voce di Mauro Vulpio, apprezzatissimo. Pensate un po', il gruppo dei Festonid nasce nel 2009 e oggi conta ben 101 elementi, e loro vogliono diffondere la nostra cultura, perché la nostra terra lucana è meravigliosa e vale la pena conoscerla. Grazie, grazie ancora. E andiamo avanti con un'altra ospite, lucana, un ospite di casa. Lei ha soltanto 24 anni, il canto era soltanto una passione, però piano piano lei è cresciuta e il canto diventa una professione. Ha studiato a Milano, a Taranto, a Bari, ha partecipato a concorsi in varie città d'Italia e tanti sono i premi che lei conserva. Addirittura l'abbiamo vista a Casa Sanremo Fashion e inoltre adesso potete spesso sentirla sulle frequenze di Radio Potenza Centrale. Questa sera vuole presentarvi il suo CD, la cover Parola di Donna. Troverete il CD al centro info, potete avere tutte le informazioni. E questa sera lei lo porta su questo palco. Lei ci crede tantissimo e a me piace definirla, la vedo così dolce, così piccolina, mi sembra, non lo so, una scatola di cioccolatini, ma posso garantirvi che è una bomba. Signori e signori, nel nostro paese, lei è del nostro paese, Serena De Carlo. A tutti, può ripartire la base. Scusate.
occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. Stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni. Ho avuto un paio d'avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente. E mi sembrava di sentire ancora. Sei bellissima. Sei bellissima. Accecato d'amore. Mi stava a guardare. Un po' l'emozione. Thank you.
scaletta, questa la netta, da destra verso il centro, zap, dall'alto verso il basso, zip. Che gusto, che gusto, che gusto, che gusto. Questa canaglia, ma che bottiglia, che mi sgarro le vene. Grazie. Thank you.
Adesso finalmente voglio presentarvi il mio inedito. Non so chi di voi ha preso il mio CD, sicuramente lo conosce, non so chi ha ascoltato qualche video, magari se mi segue sulla mia pagina. Comunque questo è per voi, Vita, Morte e Miracoli. Esibirsi su un palco qui a Lavello. Io di solito sono abituata ai locali, ai pub, però su un palco è sempre molto diverso, quindi grazie a tutti per davvero. Allora Serena, sei emozionatissima, sì, ce l'hai tantissimo. Detto? Sì, poi è una piazza molto calorosa. Senti, hai dei progetti per il tuo futuro? Beh, per il momento, insomma, il primo progetto che finalmente sono riuscita a sviluppare è appunto il mio CD cover che si intitola Parola di Donna. E insomma, stiamo lavorando adesso su un CD di inediti
perché insomma in questo CD ci sono 12 tracce, però 11 sono cover e solo una è un inedito, quindi poi più in là ci sarà insomma questo CD che speriamo piaccia. Noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Però mi raccomando, rimani sempre così come sei. Certo. Perché la naturalezza è quella che alla fine è quella che rimane, quella che ripaga tantissimo, perché il successo sì, però noi siamo persone di cuore, tu lo sei tantissimo, e spero che tu rimanga sempre così, che ci possa sempre venire a trovare, perché no, certo, al Festival certo. Internazionale del Folklore. Certo. Grazie Serena, grazie, grazie di nuovo ai nostri in bocca al lupo. Riusciamo a fare un collegamento con i nostri stand? Sì, allora io avevo Paolo di là perché volevo sapere un po' come va. Sì. Ragazzi, ci siete? Sì. Anna, mi senti? Sì, pochino okay. Però ti sento. Come Alziamo va? Un po'. I biglietti della lotteria li avete venduti? Sì, sì, ragazzi si stanno prodigando per vendere i biglietti della lotteria. Okay. Buonasera Lavello, facciamo il collegamento un po' dai stand. Sì. Facciamo parlare la sorella di Giuseppe. Sì. Emanuela. Della Ciao, macelleria. Del corso. Ti stai divertendo anche tu? Sta andando tutto benissimo, è buono tutto, venite, mangiate. Invitate i ragazzi, le persone in piazza a comprare i biglietti. Certo. Ma dopo vi manderemo anche l'ospite d'onore di questa serata, verrà proprio lì, non vede l'ora di essere da voi. Ti sentiamo basso comunque come volume, Anna. Non mi sentite, ho detto che poi avrete l'ospite d'onore a mangiare lì con voi. Allora, Anna, se sei d'accordo facciamo parlare un attimo le ragazze e le pettole. Prego, prego, buonissime, io le ho mangiate ieri con la Nutella, con il sacco. Buonasera, volevo dire qualcosa tutte le ho provate. Ci ringraziamo. Non ti hanno sentito. Li ringraziamo. Da dove venite? Da dove venite? Da Rapolla. Da Rapolla, ciao Rapolla, grazie di essere qua. E allora okay. Ragazzi, poi c'è la birreria, il centro info, siete stati veramente, puoi essere lì, è bellissimo, anche dopo la serata noi ci riuniamo ed è veramente come essere in una famiglia, perché gli sponsor sono sempre loro ogni anno, quindi si è creata veramente una grande bella famiglia. Grazie ragazzi.